Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Continuando il nostro percorso con le analisi dei personaggi tolkieniani, oggi con noi c'è Meriadoc Brandybuck. Sarei voluta partire fin dall'inizio con lui, perché mentre stavo leggendo il libro mi è salito un po' il crimine vedendo tanta differenza di trasposizione tra il film e il libro, anche se però poi alla fine ha vinto Frodo. Quindi vorrei fare un po' di giustizia a questo personaggio, perché quando l'ho riletto il libro me ne sono innamorata tantissimo e mi sembrava ingiusto che fosse stato rappresentato in quel modo. Non capisco poi come mai la prima volta che l'ho letto non ci ho fatto caso, probabilmente perché stavo analizzando il libro in un'altra maniera e quindi mi sarà passato di sfuggita, perché comunque è una differenza abissale. Vabbè, dettagli a parte, comunque vediamo di fargli un minimo di giustizia. Merry appartiene a una delle due più grandi famiglie Hobbit, ovvero i Brandybuck, che discendono dalla razza Palopiedi. Spero di averlo detto giusto, in caso correggimi. E in quanto tale ha ereditato da questa razza il suo amore per le foreste e i boschi. Infatti, come ci suggerisce nel libro, era solito avventurarsi per i boschi nei dintorni della contea. E quindi già è leggermente diverso dal film, che non te lo fa proprio individuare questo suo aspetto. Ma come lo vediamo nel libro? Fin da subito possiamo notare che ci viene mostrato come il più maturo e intraprendente dei quattro Hobbit, e sicuramente il professore ci mostra anche che è quello più astuto e acuto fra tutti, perché infatti all'inizio lo vediamo che è proprio lui ad architettare tutto il piano per poter seguire e accompagnare Frodo durante il suo viaggio. Quindi è lui che è riuscito a comprendere ciò che Bilbo nascondeva. Quindi fin dall'inizio Merry è a conoscenza del fatto dell'anello e fin dall'inizio è consapevole che c'è qualcosa di molto pericoloso e rischioso in giro che può colpire la contea. E io sinceramente è proprio qui che ho iniziato a notare questa enorme differenza tra il libro e il film, ed è proprio in questo momento che ho iniziato a provare un amore sconfinato per questo personaggio, perché è davvero il personaggio più brillante e più astuto fra i quattro Hobbit. E andando avanti con la storia vediamo anche il suo lato più coraggioso, sicuramente dato dal fatto che discendendo dalla razza dei Paloidi è sicuramente molto più incline ad affrontare un'avventura, quindi è quello con cui si può fare più affidamento, direi, per intraprendere un viaggio. E quindi fin dall'inizio riusciamo a percepire questo suo lato nobile cavalleresco, come se ci volesse comunicare che nel profondo del suo animo si nasconda quello di un nobile cavaliere, come quelli dei poemi classici, e oserei dire che è quello che leggermente si avvicina alla figura di Aragorn, perché anche Aragorn nasconde nel suo profondo il suo lato regale e nobile, ed è soltanto nel corso della vicenda e alla fine che questo suo lato emerge, fiorisce e quindi diventa ciò per cui è nato. Alla stessa maniera anche Merry. All'inizio avvertiamo questo profumo di cavaliere e nel corso della vicenda, fino ad arrivare alla conclusione, riusciamo a vedere lo sbocciare di questo suo animo che si celava nelle profondità e quindi a diventare ciò per cui è nato. E questo suo lato di nobile cavaliere ci viene mostrato nel capitolo finale, quando gli Hobbit sono intenti a scacciare Saruman dalla contea. Infatti è proprio lui che riesce ad organizzare tutti quanti gli Hobbit, a farli rivoltare contro Saruman, così che
possano riconquistare la loro contea, e lo fa proprio guidandoli proprio come un capitano, un valoroso capitano. Infatti il gruppo di Hobbit sembra pendere quasi dalle sue labbra e fare molto affidamento su ciò che gli viene detto da Merry. È proprio come i cavalieri di Rohan facevano affidamento a Re Theoden e a Eomer, e così come i cavalieri di Gondor facevano molto affidamento ad Aragorn. La stessa cosa riusciamo a percepirla nella figura di Merry quando cerca di organizzare la rivolta. E se dovessi fare un paragone tra i quattro Hobbit e i principali capitani degli uomini, direi che sicuramente Merry, senza alcun dubbio, è molto legato alla figura di Eomer come capitano. Frodo, a parer mio, è molto legato alla figura di Faramir, perché entrambi hanno un nobile animo e non sono molto per la guerra e lo spargimento di sangue, e perché sono molto più riflessivi e molto più lungiminanti. Pipino lo vedrei maggiormente legato alla figura di Boromir, perché ama la contea, farebbe di tutto per la contea, allo stesso modo Boromir, che farebbe di tutto per Gondor e avrebbe fatto di tutto per Gondor. E sì, anche perché tutti e due sono stati tentati da Sauron, anche se Pipino con il Palantir e Boromir proprio con l'anello. Mentre Sam lo vedrei molto più simile alla figura di Beregond, spero di averlo detto giusto, in caso scusami, perché comunque, come abbiamo visto nel libro, avrebbe fatto qualsiasi cosa, anzi farebbe qualsiasi cosa per Faramir, allo stesso modo Sam farebbe qualsiasi cosa per Frodo. Invece, come lo vediamo nel film, sicuramente fin da subito possiamo vedere che Peter Jackson ha voluto indirizzarsi maggiormente verso una figura più giocherellona, scherzosa e direi anche sciocca per certi aspetti, omettendo quindi per il momento il lato più astuto, più acuto e più brillante, per far spazio quindi a un personaggio più comico. Infatti il suo intento era quello di creare due, tra virgolette, spalle comiche, così che potesse alleggerirsi un po' l'atmosfera e quindi assumere un tratto un po' più leggero rispetto a quello che vediamo nel libro. Ma grazie a Dio non risulta essere uno sprovveduto. Infatti quando stanno lasciando la contea Frodo e Sam, è Merry che intuisce che c'è qualcosa che Frodo sta nascondendo, è Merry che intuisce che si sta cacciando nei guai e che il Cavaliere Nero sta cercando lui, perché porta qualcosa di losco e che sta cercando il Cavaliere. E solo successivamente a questo lato giocherellone e comico di Merry viene abbandonato per far spazio a un personaggio un po' più acuto, un po' più simile a quello che vediamo nel libro. Infatti non appena le cose iniziano a farsi più serie, anche in Merry vediamo nascere una certa serietà, una certa responsabilità maggiore rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente. E questo, come avevo detto prima, come avevo anticipato prima, è perché Peter Jackson voleva alleggerire l'atmosfera, renderla leggermente più comica. E quindi, come sappiamo, nei film e nei racconti c'è sempre il personaggio scherzoso, la spalla comica per alleggerire l'atmosfera. E sì, infatti nel film all'inizio questo ruolo è affidato a Merry e Pipino, e questo avviene fino al momento in cui la compagnia si scioglie. Infatti non appena la compagnia si è sciolta ci ritroviamo ad avere il gruppo Frodo e Sam, che non penso ci sia una vera e propria spalla comica, e dove Peter Jackson non ha voluto aggiungere troppa comicità, quindi semmai troviamo solo delle battute tipo potatoes cos'è un tubero tesoro. Poi successivamente troviamo il gruppo di Aragorn, Legolas e Gimli, il cui ruolo comico nel film direi che
se la rimbalzano tra Gimli e Legolas, rimarcando un po' di più tra i personaggi di Gimli, e nel gruppo di Merry e Pipino troviamo che Merry ha abbandonato questo ruolo e quindi l'ha ceduto a Pipino per farsi molto più responsabile e molto più affine al Merry che troviamo nel libro. Secondo me Peter Jackson ha rappresentato Merry in questo modo, oltre per il motivo che abbiamo appena detto, anche per far notare il cambiamento del personaggio nel corso della storia. Laddove nel libro vediamo che avvertiamo che l'animo di Merry cova nel profondo un cavaliere nobile, nel film avvertiamo che nell'animo di Merry troviamo un hobbit più responsabile, più acuto. Infatti, come ci viene mostrato poi questo suo cambiamento nel corso della vicenda e alla fine del film. E probabilmente sarà stato anche influenzato dal fatto che il film non finisce come il libro. Per ovvie ragioni il film è dovuto finire in modo diverso, la contea non è stata attaccata da Saruman e quindi non c'era modo di far notare il lato cavalieresco di Merry se già fin da subito lo avessimo conosciuto come un personaggio maturo e brillante, e quindi sarebbe stato impossibile che una volta intrapreso un tale viaggio non vi sia stato alcun cambiamento nel personaggio di Merry, visto che per ovvie ragioni la battaglia nella contea è stata omessa, cancellata. E sicuramente Merry è quello che rappresenta maggiormente l'eroe classico, come abbiamo detto prima, e l'eroe candido, perché appunto è valoroso, è coraggioso, è intraprendente, è forte e brillante, ammappa quanti aspetti positivi. Infatti è quello più piacevole da ammirare, da prendere come esempio, da emulare. Infatti non appena i quattro nostri eroi sono tornati a casa, gli Hobbit erano affascinati dal cambiamento di Merry, da questo suo animo valoroso e cavalleresco. Oggettivamente è quello che la maggior parte della popolazione potrebbe voler emulare, potrebbe avere il desiderio di emulare certi suoi aspetti, perché appunto valorosi e coraggiosi, indipendentemente dai personaggi preferiti, anche perché è il personaggio che ci fa percepire maggior sicurezza e quindi è quello che oggettivamente vorremmo essere anche noi, una persona sicura, valorosa e coraggiosa come Merry. Anche a me piacerebbe, notando tutti i suoi aspetti positivi, mi piacerebbe tanto essere come Merry. In effetti mi piacerebbe anche avere gli aspetti di tutti e quattro gli Hobbit, perché sono tutti e quattro belli, quindi non saprei decidere. Ma come ho già detto nel video su Sam, mi è capitato di avere l'animo più simile a Frodo. Però, dettagli. E che messaggio può darci il personaggio di Merry? Sicuramente che indipendentemente da ciò che tu sei, indipendentemente da ciò che si è, si può diventare qualsiasi cosa. Quindi anche se sei appunto un hobbit, puoi diventare un valoroso cavaliere. E sicuramente che se ci lasciamo guidare dal nostro animo, possiamo diventare ciò per cui siamo nati. Ed è sicuramente un messaggio incoraggiante. Quindi facciamoci guidare dal nostro animo e vedrai che riusciremo a diventare qualsiasi cosa aspiriamo ad essere. E questo è quanto avevo da dire riguardo il personaggio di Merry, quello che sono riuscita a cogliere tra la rilettura del libro e la visione del film. Ho cercato di darmi una spiegazione per la differenza di rappresentazione del personaggio. Che io amo Peter Jackson, però dopo questa mia analisi direi che ok Peter, ti scuso, anche se
Grazie Peter lo stesso. Quindi fammi sapere invece tu cosa ti ha comunicato a te il personaggio di Merry, cosa hai potuto cogliere tu dal personaggio di Merry e che insegnamenti ti ha lasciato. Fammi sapere nel commento sotto, che sono molto curiosa. Inoltre fammi sapere quale aspetto di Merry ti piacerebbe avere di tuo. E domanda cruciale: ti piace la rappresentazione di Peter Jackson di Merry che ha fatto nel film oppure no? Fammi sapere anche questo, che sono molto curiosa al riguardo. Quindi per oggi è tutto, ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo e riflessioni sulla vita in caso ti interessa. E se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!